Inferno, canto 5. Così discesi dal primo cerchio giù nel secondo, che comprendeva meno spazio perché aveva una minore circonferenza, ma conteneva molto più dolore, che provocava tristi lamenti. Là stava Minosse. Egli, orribile creatura, ringhiando, esamina le varie colpe quando il peccatore entra e gli si presenta, giudica ed assegna al dannato il cerchio infernale e glielo indica con il numero di avvolgimenti intorno a sé della sua lunga coda. Voglio dire che quando l'anima dannata gli viene di fronte, questa si confessa pienamente e lui, che conosce tutti i peccati, individua quale luogo dell'inferno è adatto a quella colpa, quindi si cinge intorno la lunga coda tante volte quanto il numero o il grado stesso del cerchio a cui il dannato dovrà appartenere a causa delle sue colpe. Davanti a lui stanno sempre molte anime, esse vanno, una alla volta, davanti al suo giudizio. Si confessano, odono il giudizio inappellabile che è espresso appunto con l'atto sopra descritto e poi precipitano per sempre nell'abisso infernale. Oh tu, che vieni in questo luogo di dolore, mi disse Minosse quando mi vide, sospendendo quell'importante funzione del giudicare. Guarda dove entri. Ed attento di chi ti fidi, non farti ingannare dalla facilità e dalla grandezza dell'entrata. E la mia guida a lui. Perché continui ad urlare tanto? Non intralciare il suo fatale cammino. Tutto questo è stato voluto là dove si può ottenere tutto quello che si vuole, ed ora taci! Ecco allora che iniziarono a farsi sentire grandi lamenti di disperazione ed io fui scosso da tanto pianto. Entrai in un luogo privo di luce che rumoreggiava come un mare in tempesta, agitato da venti contrari. Là, un'incredibile bufera infernale che mai non ha tregua, porta via gli spiriti con forza travolgente, rovesciandoli e percuotendoli li fa tanto soffrire. Quando essi giungono nel centro della tempesta, qui si odono grida, pianti, lamenti. Allora essi bestemmiano ancora di più la volontà divina. Mi resi conto che a quel tormento erano condannati i peccatori carnali, ovvero i lussuriosi che lì erano travolti da una tempesta infernale come in vita erano stati travolti dalle passioni e dai piaceri della carne, ai quali piaceri veniva sottomessa la ragione. E come le ali portano gli stormi durante l'inverno a schiera larga e numerosa, così quel gran vento infernale sconvolgeva e trascinava quegli spiriti malvagi di qua, di là, sopra e sotto, senza alcuna speranza che mai li conforti. Non dico quella di riposare da quel continuo tormento, ma almeno di provare un minor dolore ed una minor sofferenza. E come le gru vanno cantando i loro lamenti, disegnando in cielo, l'una dietro all'altra una lunga coda, così vidi venire lamentandosi alcune anime trascinate da quella tempesta. Per cui chiesi: «Maestro, chi sono quelle anime che l'inferno punisce così duramente?» «La prima di coloro di cui vuoi conoscere la storia. Fu imperatrice di molti popoli. Fu tanto corrotta dal vizio della lussuria, da far rendere lecita per legge la libidine per liberarsi dal biasimo in cui era incorsa. Ella è Semiramide, della quale sappiamo che succedette al marito Nino, re degli Assiri. Fu anche imperatrice di quella terra che era governata dal soldano, cioè l'Egitto, che era divenuto un possedimento di Nino. L'altra è Didone, che si uccise per amore d'Enea e non fu fedele alla memoria del primo marito Sicheo. Poi c'è la lussuriosa Cleopatra, che amò Cesare e poi Antonio e si uccise per non cadere nelle mani di Ottaviano. Vedi quindi Elena, a causa della quale ci fu una lunga guerra, e vedi il grande Achille, che fu ucciso perché si innamorò di Polissena, figlia del re Priamo, e allora, tratto in agguato a causa di questo amore, fu ucciso a tradimento da una freccia di Paride. Poi vedi Paride, che fu ucciso da Filotete per vendicare il rapimento di Elena, e poi ancora Tristano, il più famoso dei cavalieri della Tavola Rotonda, che si innamorò di Isotta, moglie di suo zio Marco, re di Cornovaglia, che per questo lo uccise. Virgilio mi mostrò e mi nominò più di mille anime, indicandomi coloro che per amore o per colpa dell'amore e delle passioni della carne morirono.
Dunque, dopo che ebbi ascoltato il mio maestro nominare le antiche donne di grandi cavalieri che peccarono di lussuria, fui preso da grande commozione e compassione e mi sentii come smarrito. Allora dissi: «Poeta, parlerei volentieri a quei due che vanno uniti e che sembrano così leggeri ed abbandonati a loro stessi, proprio come se non volessero neppure tentare di opporsi a quel terribile vento. Aspetta il momento in cui saranno ancora più vicini a noi, e tu allora li pregherai, per quell'amore che ancora li tiene uniti, e vedrai che loro verranno». Così, appena il vento li ebbe portati verso di noi, dissi: «O anime stanche, venite a parlarci, se qualcuno non ve lo impedisce». Come due colombe che con le ali aperte e ferme, chiamate dal desiderio di tornare, volano verso il loro dolce nido, spinte dalla loro stessa volontà, nello stesso modo, all'intenso ed affettuoso richiamo, loro uscirono dalla schiera, in cui era anche la regina Didone, e vennero verso di noi, planando attraverso quell'aria infernale. «Oh, essere umano e gentile e buono, che attraverso il mondo scuro come quello della notte fai visita a noi, che bagniamo il mondo con il nostro sangue. Se ci fosse amico il re dell'universo, lo pregheremo per la tua pace eterna, poiché tu, perlomeno, dimostri di provare pena per il nostro peccato. Noi udiremo ciò che a voi piacerà dire e parleremo di ciò che vi piacerà sentire, finché il vento, come in questo momento, sarà meno forte e non ci porterà di nuovo lontano. La terra in cui nacqui si trova nella zona in cui il Po discende e si unisce ai suoi effluenti. L'amore che con rapidità è attratto e si unisce spiritualmente ad un cuore nobile e gentile portò invece costui ad innamorarsi sensualmente di me, del mio bel corpo, con tutta la passione della sua carne. Lui si innamorò del mio corpo, che per questo mi fu tolto con violenza. Ed il modo stesso in cui mi fu tolto il corpo senza aver avuto neppure la possibilità di pentirmi del mio peccato ancora mi fa soffrire. Dunque quell'amore che impone con forza a chiunque è amato di riamare a sua volta e ricambiare la forte passione mi influenzò così tanto per la sua forte intensità e mi attrasse così violentemente in un vortice di passione che, come vedi, ancora mi stringe a questa creatura e non mi lascia. L'amore ci portò insieme verso la morte e noi subiamo insieme le medesime conseguenze e sofferenze e lo stesso destino. Però Caina ora attende colui che ci tolse la vita terrena». Dopo aver ascoltato quelle anime sofferenti, abbassai lo sguardo e lo tenni così a lungo basso finché Virgilio mi disse: «Che pensi?» «Ahimè, quanti dolci pensieri, quanti sospiri, quanti desideri avranno segnato il nascere e lo sviluppo del loro amore, della loro naturale attrazione non certo peccaminosa, prima di giungere purtroppo al doloroso passo del peccato carnale». Poi mi rivolsi di nuovo a loro e dissi: «Francesca, i tuoi dolori mi fanno piangere di tristezza e di pietà. Dimmi però, nel momento dell'innamoramento, nel momento dei dolci istanti e dei puri sospiri, ovvero all'inizio, quando chi si innamora non sa se il suo amore sarà ricambiato, per quale motivo ed in che modo accadde poi che l'amore vi permise di venire a conoscenza dei vostri stessi reciproci segreti desideri, accompagnati spesso anche dal timore e dal dubbio che mai essi possano concretarsi?» «Nessun dolore è maggiore del ricordare i momenti tanto felici quando siamo nella miseria, e questo lo sa bene la tua guida. Ma se tu hai tanto desiderio di conoscere il principio della nostra avventura amorosa e come si sviluppò, e se questo ti servirà per ricostruire e comprendere la colpa nei suoi modi e nelle sue cause, affinché essa ammonisca e metta in guardia sulla facilità di cadere, ebbene te lo dirò, parlando e piangendo. Un giorno noi stavamo leggendo, per divertimento, come Lancillotto si innamorò di Ginevra, moglie di Re Artù. Eravamo soli ed anche in buona fede. Più volte, mentre leggevamo, ci guardavamo e ci identificavamo in quei personaggi, impallidendo dall'emozione. Però solo un punto fu quello che ci vinse, cioè quando leggemmo che la bocca di Ginevra fu baciata da Lancillotto. Allora anche Paolo, che come ora mi stava sempre vicino,
mi baciò tremante di passione. Galeotto fu quel libro e chi lo scrisse, perché da quel giorno smettemmo di leggere. Mentre uno spirito parlava, l'altro piangeva così fortemente che io svenni dal dispiacere come fossi morto, e caddi come cade un corpo morto.